Mary Panuccio nasce a Oggiano, in provincia di Lecco, nel 1984 e rende felici mamma Rosi, papà Michelangelo e anche il fratello Albano. La ragazza cresce nel rispetto delle tradizioni calabrese del Calabria. Tipetto romantico e sognante, è una ragazza sempre ottimista e piena di progetti. Ma in famiglia ora lavora solo lei e le spese, beh, sono davvero tante. Quindi stasera, caro dottore, vorrebbe prima suonargliele di brutto e poi dirle arrivederci e tante belle cose. Mentre la nostra veterana si prepara, vi ricordo che anche questa sera c'è il nome di un cantante famoso chiuso nel nostro palco tutto d'oro. Attenzione, stasera mi sembra abbastanza facile, mi sbilancio. Chi canta? Mi vendo. Ascoltate qua. Sarà Renato Zero o Nico Fidenco? Beh, se volete provare a indovinare potete inviare un sms al 478-4781 oppure chiamare da telefono fisso l'894040 al costo di un centesimo. Indicate il codice della risposta e uno di voi, un fortunato, vincerà 1000 euro in gettoni d'oro. Quante puntate con noi, Mary? 5, se non abbiamo sbagliato i calcoli. Oh, oh, veterana, c'è subito il dottore. Dottore. Buonasera, dottore. Eh sì, la veterana è pronto? Stasera parti d'oro ad affari tuoi, tu preparati un minuto e torniamo in vostra compagnia. Buonasera Max, ben ritrovato, buonasera a tutti. Ben trovato al nostro matematico, che dire, diamo un benvenuto anche alla Puglia, è l'anniversario di questa sera. Buonasera a tutti, sono Daniela Palmisano e vengo da Locorotondo, provincia di Bari. Benvenuta, benvenuta Daniela, e qui abbiamo la nostra veterana, che è nata, cresciuta e pasciuta ad Ozago in provincia di Lecco, ma il sangue e il cuore è calabrese. Ma è forte perché lei veramente ama proprio le tradizioni del suo paese. Nemmeno che suoni anche il tamburello, cioè, come si chiama quella cosa che fai tu? Cosa suoni? La tarantella calabrese. La tarantella calabrese, mi dici solo un ritornellino leggero leggero di tarantella calabrese, come fa? Vai, vai, più o meno così, e che parole ci sono? Tantissime puoi mettere. E quando che le concorrenti che viene a giocare, ci aprimo due belloni, andiamo a scoprire, apri, apri! C'è un film stupendo, non ci credo. Love Story, che bello! Il film con Ryan O'Neill, una colonna sonora stupenda. Ecco, è diretto da Arthur, mi sentite questa musica? Arthur Miller, il regista di questa Love Story. Noi abbiamo Stefano Mignucci e gli facciamo un grande applauso al nostro regista. Il fiore nell'Eboro e là c'è il tuo obiettivo. 500.000 euro che ti farebbero tanto tanto comodo. Oh, pensa se li raddoppi col pacco matte e giochi per un milione. Bello sognare. Iniziamo, la tarantella c'è, la concorrente pure, anzi la veterana. Andiamo, stai fini. Due le marche. Due le marche. Mario, apri. Love Story. Andiamo, altri 5. È arrivato il super pacco per te. Super pacco. 15 lumbri. Voglio fare un esperimento. Dov'è il 15 di lumbri? Eccolo là. Togli solamente lo svago, Tiziana. Io potrei andare anche là ad aprirlo io, ma mi chiedo perché invece stasera non rimanere seduti, no? Che c'è ancora qua. E io farei un esperimento, attenzione, dimmi cosa c'è nel pacco 15 secondo te. 5.000 euro. 5.000 euro, dice 5.000 euro, apri. Un euro, ottimo, hai tolto due blu, andiamo. Altri 4 pacchi. Andiamo, sei la Sicilia. Sei la Sicilia. Giusi. Sei
dell'Eboro. Attenzione, stiamo parlando di un fiore che nel linguaggio dei fiori, soprattutto quello di affari tuoi, è molto singolare, perché l'Eboro rappresenta, pensate, la pazzia. Regalare un Eboro a vostra moglie significa dirle: tu sei pazza. Se lei butta il fiore nel secchio vuol dire, infatti, ti ho sposato. È quella la risposta. Altri tre pili. Ottimo percorso. Forza Mary, continua così. Il tre Molise. Marco. Fai bravo. Apri. 5.000, ottimo. Altri due. 10 in Lazio. 10 in Lazio, Lisi. Apri. Ultimo tiro. 12 Friuli Venezia Giulia. Lorenzo. Vai a vedere che c'è. Maria Antonia Panuccio, detta Mary, gioca per la Lombardia, arriva da Dolzago, provincia di Lecco, ma il cuore calabrese. Aie, quello là, 100.000. Allora, senti, che lavoro fai? Io lavoro in un supermercato nel reparto frutta e verdura. Ah, senti, qual è la cosa che ti piace più fa? Cioè, sai cosa mi piace a me fare? È quando si tolgono i gambi dei finocchi. Io col coltello adoro fare questa cosa qua, perché solo quello, ma il resto no, eh. Adesso facciamo così. C'è da scartare un po' di frutta andata male. È quella che pensa, ha preso un coloraccio, è diventata blu. Non ci piace, ma ci sono delle fette di anguria bellissime. 50.000, 75.000, 500.000 euro. Che possono diventare quanto? Un milione. Attenta, perché lui fa sempre grandi partite proprio contro le veterane. Quel lui che ho appena citato è il dottore. Buonasera, dottore. La sfida è d'obbligo, anzi inizia subito. 45 puntate con noi. Per te, dopo aver atteso 45 puntate, visto che sei una veterana, per iniziare a giocare affari tuoi, ci sono 18.000 euro. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Andiamo, troppi blu del tabellone. Tre tiri. 11 Emilia Romagna. 11 Emilia Romagna, Jessica. Apri. 20 centesimi, andiamo. 13 la Sardegna. 13 la Sardegna, Melissa. Che cos'è questo silenzio? Quando c'è silenzio a me non mi piace per niente. Manco a me. E tu sei veterana, che vuol dire quando c'è silenzio? Ma anche no. Silenzio per Santo Eusebio, che vuol dire? Mary è andata via. Apri. 20.000, ci ha messo paura inutilmente. Andiamo, ultimo tiro, salva quei tre rossi. Vai tu, vattela a scegliere, l'ultimo pacco. Fai le mie veci. Appena guarirò, ballerò gli One Direction insieme a voi. Ma non sono ancora pronto. 9 in Piemonte. 9 in Piemonte, Jessica. Ypsilon, ottimo, ottimo, vai a pescare. Maria Antonia Panuccio, detta Mary. Una ragazza che è arrivata ad affari tuoi con una missione ben precisa: vuole aiutare la sua famiglia, anche se stessa. Perché in realtà, cioè, tu stavi in una situazione tranquillissima. Sì, sì.
Però guarda che la tua situazione è quella di molte famiglie italiane in realtà. Non ci vuoi raccontare cosa è successo lavorativamente nella tua famiglia? Allora, praticamente nel 2010 i miei genitori lavoravano nella stessa azienda e l'azienda ha chiuso e tutte e due a casa. Io ho perso anche il lavoro che l'azienda ha chiuso, anch'io a casa, e mio padre gli hanno scoperto dei mali, quindi è successo tutto in un botto. E adesso lavoro io. Però stavate bene prima. Sì. Cioè, proprio... Infatti abbiamo il mutuo. Perché? Che avete comprato? Perché stavamo bene e abbiamo comprato, avevamo comprato due case, perché una l'avevo presa io e una la mia famiglia, e adesso ci troviamo con il mutuo da pagare. E c'è di buono che io però il sorriso non lo tolgo mai, vado sempre avanti col sorriso. Allora, facciamo una cosa, anzi, per ora ti inviamo e poi magari... Azzeccando questo timbro, pian pianino iniziamo a toglierlo magari al dottore il sorriso stasera, non a me. Allora, io dove metterai la Y, aprirò la busta, la X resta in gioco. È timbrato bene? Guarda tu. Se vuoi, vuoi che guardi io? A vedere che è coraggiosa. È coraggiosa e fa bene! 70 euro, ottimo! Magari qua ce ne sono 200.000. Eccolo, 4 blu, 5 pacchi con i soldi, un'incognita che potrebbe essere ricca, cioè che è per 1 milione di euro. Però, l'offerta era 18.000 euro, sale, 18, 19, basta. Che tenero che è. Si taglia con un vissino. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Cinquantini, si parte. 5 la Calabria. 5 la Calabria, Donatella. Apri. 75.000. Ad alta voce, scusami, non ho sentito la regione. 19 Basilicata? Sì. Vai giù, al centro dello studio. Cosa hai in mente, dottore? Perché il dottore mi ha chiesto esplicitamente di farti scendere proprio al centro del nostro studio. Per un solo pacco, uno solo, hai la possibilità di cambiare non solo
la tua partita, ma forse chissà, se vuoi, la tua esistenza. Cambio per un pacco. Non avrei mai voluto trovarmi in questa situazione. Cambiare, ma ho la vocina che mi dice cambia, l'altra che mi dice no. Prendi il tuo tempo, è una decisione molto importante, può essere una grande opportunità o un grande rischio. Accetto il cambio. Non so, cioè, ho preso questa scelta, non so neanche io perché. Io sono venuta e ho detto che non avrei mai cambiato il mio pacco. Lo cambio con l'8, che è il mese che è nato mio padre. Agosto. Posso dirti di andare lì perché veramente mi si lotta. Soldi, e questo è il mio augurio, c'è il pacco matto e ancora in gioco i 500.000 euro. Chissà che non se li sia proprio accaparrati con questo pacco numero 8. Dottore. Va bene. E intanto che bevi una notizia, così a passare. Mary Panuccio va di pacco in pacco fino alla fine. Quindi è chiaro che tutto quello che adesso il dottore ci proporrà sarà da considerare sempre per un solo pacco. Attenta Mary, non perdere la concentrazione perché la posta in gioco è altissima, siamo ai 5 pacchi e rarissimamente arriviamo ai 5 pacchi con l'opportunità di poter raddoppiare e giocare per 1 milione di euro. Trentino. This is
500.000 euro ci sono. Mamma mia, come sto? Non è proprio una cadenza lecchese, ma ci fa capire esattamente quello che si prova quando si gioca con un Koni da X, 250 euro, un pacco matto di 500.000 euro. Il dottore è curioso, Mattia Cicci. Il dottore voleva sapere quante sono le possibilità che si riveli un pacco matto negli ultimi 4 pacchi con i 500.000 euro. Max, la probabilità che ci sia il pacco matto e i 500.000 vivi a 4 pacchi dalla fine è circa di 1 su 70. Andrea, quante possibilità ci sono che lei ora chiami il pacco matto e raddoppi? Che in questo pacco, proprio in questa apertura, chiami il pacco matto, ovviamente 1 su 4, che raddoppi 1 su 8, combinato fa 1 su 32. La probabilità che comunque in questo momento della partita si verifica una opzione del genere e lei possa raddoppiare e ottenere 500.000 euro diventa circa 1 su 1.200. Ora è tutto chiaro per il dottore. Dottore, per un pacco. Gioca al contrario. Ossia? Ti do una piccola assicurazione. Li prendi e rinunci a tutto. Oppure rifiuti e azzardi. La piccola buona uscita è 18.000 euro. Un solo pacco. Non vorrei tornare a casa con niente, però allora io arrivo da una famiglia che mi sono sempre sudato tutto, come si suol dire. Tu vai a lavorare, ti porti avanti, ti prendi la macchina, io ho sempre aiutato i miei genitori e non ho mai visto tanti soldi, ne ho visti tanti andare. È una bella esperienza, sono qua per giocare. E rifiuto l'offerta. Se lo porti in finale vale 500 euro, quindi è l'ultima opportunità che hai per tirarlo fuori, ma prima c'è da vedere se continuerai a giocare o meno. Prima il dottore ha fatto il giochino di vedere se azzardavi e ti ha dato un'offerta bassa, che non voleva darti una buona uscita, voleva dirti o te la giochi o te ne vai via con le briciole. Ora però si ribalta, tutto si ribalta dopo questo pacco. Mary! Per un pacco ci sono
49.000 euro. Non avrei mai voluto trovarmi in questa situazione. Ragiona e prendi la tua decisione. Fa che sia solo tua. No, non è facile perché là ci sono 500.000 euro e io farei fare sogni tranquilli ai miei genitori. Però con 49.000 sistemiamo anche qualcosina. Allora io sto pensando, no? Se accetto i 49.000 euro, nel mio pacco 500.000 mangerei le mani a vita. Però penserei anche, se vado avanti e non ho nulla, ho avuto questa occasione e me la sono fatta scappare, di portare a casa qualcosa per cambiare un attimo la serenità della mia famiglia. E quindi è dura, ragazzi. Cosa mi dice che io qua ho i soldi? Però è che anche il bello che se io adesso tiro un pacco esce il pacco matto. Riesce a rivederci. Quando sei al posto dici no, io avrei accettato, no. E quando sei qua? Ecco, ho portato 500.000 euro in finale. Piace rischiare tutto quanto, però sono venuta qua per portare qualcosa a casa, per fare adesso io qualcosa per la mia famiglia, perché non è bello quando i tuoi genitori non dormono perché non sanno come arrivare a fine mese, e con 49.000 euro ha voglia se li aiuti. Quindi io ringrazio il dottore e accetto l'offerta. Tutti hanno dimenticato una cosa, te compresa.
Io però la ricordavo. Te la ricordi qual è? Cosa hai dimenticato? Che tu hai cambiato il tuo pacco. Sì, col numero 8 che porta soldi. Però, vabbè... Infatti io sono convinta che io qua dentro avevo 500.000 euro. Però non ho voluto rischiare. Hai cambiato col 20? Vediamo che c'era. Hai dato via niente. Vediamo, diamo stop alle telefonate di SMS, vi chiedo di non applaudire un attimo, gentilmente. Vi diamo Cantami Vendo nel nostro gioco telefonico, senza applauso. Renato Zero. Lei ci ha detto che ha preso l'otto perché sa di avere 500.000 euro, ma non poteva rischiare. Io ho il mal di schiena, cammino tutto storto, ma... non ce la faccio a non togliermi questo dubbio. Sto io sbaglio. Sono qua dentro? Ho ragione Mary. Hi.